tu. E che ci fai qui? Sono uno studente di storia dell'arte che è rimasto affascinato da questa struttura. Se vuoi posso raccontarti tutto di questa chiesa. Eppure questa non mi sembra una chiesa. Sì. Tutto iniziò con la creazione della Confraternita Romana del Gonfalone, o comunemente chiamata del Crocifisso. Il Crocifisso della Confraternita era condotto come vessillo del trionfo salvifico della fede, sulle avversità del male fisico e morale. Questo maestoso ma piccolo tempio è stato affrescato 3 secoli prima, ma presentato insieme agli altri nel 500, con la finitura della chiesa e dell'omonimo monastero. La chiesa ha una struttura inusuale perché ci sono vari ambienti scollegati e non le consuete navate. Anche l'architettura è gotica, con archi a sesto acuto. La pietra utilizzata è quella tufacea, tipica del posto. Inoltre questa chiesa oggi è divenuta auditorium, all'interno del quale vengono eseguite le più celebri melodie sacre e profane.